Mi trovo paradossalmente a dover essere contento che due persone faranno causa al comune di Trani, soprattutto se queste due persone sono due dirigenti che hanno accompagnato il sottoscritto in tutta la sua avventura amministrativa. Sono costretti a doversi rivolgere all'ente per il quale lavorano e nei confronti del quale si erano approcciati in modo tale da cercare un accordo bonario, come se fossero due qualsiasi utenti che per avere ragione hanno bisogno di rivolgersi da un giudice. Questa situazione kafkiana è determinata dal fatto che, in tutta franchezza, mai e poi mai io avrei immaginato di dover sentire quello che ho sentito, leggere quello che ho letto, respirare un clima come quello che ho respirato. Perché in questa città, in questi ultimi giorni, le cronache sono state riempite di un sindaco che dà ultimatum, che manda SMS di carattere minatorio, di un despota che non perdona delitti di lesa maestà, mentre gli assessori sono stati divisi in eroi che resistono a questo despota e cretini che invece soggiacciono in maniera prona alle sue volontà. Questa lettura può aver fatto comodo sicuramente, io lo capisco, non voglio esprimere giudizi sul vostro operato, siete voi che giudicate noi e non il contrario, per carità. A me francamente, tra le altre cose, interessa molto poco di queste cose, come sapete. In tutti questi anni non sono mai intervenuto per chiedervi un articolo a favore, sono solo intervenuto qualche volta con voi quando ho ravvisato che nelle vostre cronache vi erano delle palesi ingiustizie e delle palesi non verità. Quindi non è il mio problema. Però anche voi siete finiti in un ingranaggio, in un meccanismo per il quale l'amministrazione comunale di Trani su questa vicenda non è stata messa nelle condizioni di poter serenamente decidere e valutare. E io mi sono ritrovato in una situazione nella quale, dopo aver informalmente e a bella posta, non al comune, ma proprio per sottolinearne il carattere amichevole e informale, invitato gli assessori per un incontro propedeutico al fatto che io potessi effettivamente firmare una richiesta di conciliazione di fronte all'apposito ufficio provinciale di Bari, e dopo aver ottenuto l'assenso degli stessi, o perlomeno dei presenti, che erano la maggior parte, e quelli che non erano presenti non ne hanno poi successivamente detto nulla contro quello che era stato detto in quella riunione, portando me quindi a firmare, mi sono ritrovato a dovere, cosa che non era mai accaduta prima, nonostante di provvedimenti importanti ne abbiamo pure esaminati e approvati, di dover subire il dispiacere di vedere le dimissioni di due assessori, Betti e Lovato, con la differenza che mentre l'assessore Betti lo conosco, ho avuto il piacere di conoscerlo da poco tempo, l'assessore Lovato io lo conosco dai tempi del liceo. E mai avrei immaginato che potesse accadere una cosa di questo genere. Oggi noi avremmo avuto 7 voti a favore in giunta, il mio più quello di 6 assessori, dei rimanenti 4 assessori, 2 si sono dimessi e 2 non ci hanno fatto sapere che avrebbero votato a favore. Preso atto del fatto che i dirigenti hanno, insieme a me, rinunciato a questo percorso, prenderò comunque la delibera così come l'avremmo voluta approvare e insieme ad un esposto la porterò alla Procura della Repubblica, perché io vorrò sapere dalla Procura della Repubblica, visto che questo sarà un esposto contro ignoti, se vi sono delle responsabilità sul fatto che la Giunta in questo caso non abbia mantenuto la serenità al punto tale che persone di provata esperienza si siano sentite nella condizione di non dover rischiare nulla della propria vita personale e professionale, minacciati come sono stati per iscritto, sulla stampa, con telefonate alle 7 della mattina, no?
con metodi di questo tipo, non solo nella loro integrità, fra virgolette, politica, ma anche sotto aspetti personali e patrimoniali. Allora, io credo che in una città libera una giunta vada lasciata libera perfino di sbagliare, d'accordo? Quando non si dà neanche la possibilità di sbagliare, evidentemente qualche motivo c'è. Nel silenzio assordante della politica, perché io non ho visto molti interventi contro, ne ho visti veramente pochi, non ho visto nessun intervento a favore. Di dirigenti ai quali però non posso fingere di non sapere che ci si rivolge molto spesso, anche da parte degli esponenti della politica, che in questo caso, nella migliore delle ipotesi, se ne sono pilatescamente lavati le mani. Allora, per concludere, io devo dare onore ai dirigenti che hanno consentito alla Giunta di essere esentata dal fastidio, dal pensiero, dal rischio, dal terrorismo, dalle telefonate mattutine, dalle telefonate notturne. Io credo di avere come primo obbligo la tutela degli assessori e dei miei collaboratori a tutti i livelli. Io non ho mai minacciato nessuno, non ho mai coartato la volontà di nessuno e sfido chiunque di quelli che sono stati con me in questi anni a dimostrarlo, né nel passato, e mi riferisco al processo che è tuttora in corso, né nel presente. Nel futuro non posso parlare perché un futuro non ci sarà. Se c'è una vicenda che veramente mi allontana dalla politica attiva è proprio quella che stiamo vivendo in questi giorni. L'ipocrisia di questi giorni mi dà il volto a stomaco, veramente. Io stesso in prima persona in questo momento svolgo compiti di dirigente del massimo livello a tempo determinato. Immaginate come mi dovrei sentire se questa condizione di dirigente a massimo livello a tempo determinato dovesse durare 12 anni come è durata per l'ingegnere affatato, se io non avrei buoni motivi a quel punto per adire le vie legali contro la ASL. Solo che nella ASL succedono le cose e non si sa nulla, perché a nessuno importa nulla di quello che accade alla ASL. Se uno ha la sfortuna di lavorare per il Comune di Trani, pur avendo qualità professionali, pur essendo un professionista, pur avendo dimostrato sempre la propria valentia, è come se lavorasse al centro del Colosseo, con sugli spalti una foglia assetata di sangue e che per vedere il sangue è disposta a passare su tutto e su tutti. Questa corrida rischiava di proseguire all'infinito, perché chi era a favore o chi era contro non sarebbe mai più uscito da questo tunnel. Perché alle telefonate per non fare le cose sono cominciate subito dopo, una volta che si è conformata una volontà politica nella giunta, le telefonate per dire vedrai che cosa ti succederà adesso. Allora io voglio che la notte dorma Giorgio Cicolani, voglio che dorma Piero Di Savino, voglio che dorma Giuseppe Paolillo, voglio che dorma Nicola Lapi, tranquillamente. E siccome non sono il solo a volerlo, evidentemente lo vogliono anche i dirigenti, che in questa occasione hanno dato veramente una dimostrazione di attaccamento ai colori sociali, preferiamo fare così e preferiamo non sfidare nessuno. Però se i fatti ci daranno ragione non sarà molto il tempo che dovremo attendere, perché visto che ci rivolgiamo da un giudice esisterà pure un giudice a Berlino e vedremo se darà ragione alla nostra posizione o se darà torto alle ragioni degli altri. C'è solo un piccolo problema, che in questa situazione, come in tutte le transazioni che si provano a fare e che vengono osteggiate, quando si arriverà al momento del Redde Rationem, se per caso la nostra posizione dovesse essere vincente, e io non mi dimenticherò di quelli che non hanno voluto fare le cose, perché se il Comune di Trani, come accadrebbe in questo caso, ci dovesse rimettere anche del denaro, è stato inventato uno strumento che si chiama class action. Allora io a quel punto, da libero cittadino, promuoverò sicuramente una class action, perché il Comune di Trani recuperi dei denari che poteva evitare di spendere e che invece è stato portato a spendere per forza. Questo per colmare gli appetiti delle varie iene che stanno sugli spalti di quel Colosseo. Io non mi riferisco tanto a quello che si è letto e quello che si è scritto con nome e cognome. La maggior parte dell'attività a cui mi riferisco si è svolta sotto traccia. Se voi doveste chiedere a loro chi sono state le persone che maggiormente lo hanno condizionato, non leggerete i nomi sui giornali. Questo è il punto, ed è questo il motivo perché io farò inasposto alla Procura della Repubblica, perché io voglio che in questo modo si faccia luce, se possibile, su che cosa accade in questa città in determinate situazioni. E perché è accaduto quando si è trattato del dirigente dell'urbanistica e dei lavori pubblici o della polizia municipale?
Se avessimo pensato di stabilizzare il pagliaccio dell'amministrazione comunale, non gliene sarebbe fregato niente a nessuno, questo ve lo garantisco io. Il problema non è la stabilizzazione, sono le persone. Questo è il comune di Trani nell'anno di grazia 2011. Dopodiché sono a rispondere alle vostre domande.